Questo video è una presentazione del corso sulle revisioni narrative e sistematiche promosso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche nel dicembre del 2017. Come vedrete, si tratta di un argomento molto interessante e anche abbastanza strategico, soprattutto per i giovani ricercatori. Allora, brevemente, ci occuperemo di revisioni narrative e sistematiche. Le revisioni narrative sono dei riassunti della letteratura esistente che possono essere utilizzati per organizzare e comunicare il nostro lavoro. Le revisioni sistematiche sono delle ricerche vere e proprie, effettuate partendo dai dati già pubblicati in precedenza, che possono essere riorganizzati e rielaborati per ottenere nuove conoscenze o per convalidare le conoscenze già acquisite. Un breve inciso, questo evento si caratterizza per essere particolarmente sintetico, per utilizzare elementi tipici della formazione a distanza come le audio e video slide, in un ambiente collaborativo con l'utilizzo di social network come ad esempio Twitter. Vediamo adesso più in dettaglio come è stato strutturato questo evento esaminando la sua mind map. Ed ecco qua, questa è la mind map dell'evento, dove potremo vedere le diverse parti, diciamo, che compongono queste iniziative. Cominciamo subito con la presentazione e la selezione di un gruppo di scritture. Noi crediamo che questo tipo di attività, questi report, possano essere redatti in maniera ottimale all'interno di gruppi di scrittura collaborativi. Questi gruppi di scrittura utilizzeranno risorse software di varia natura. Noi in particolar modo ci soffermeremo su un reference manager open access freeware che è Zotero. Grazie a questo riusciremo ad acquisire le informazioni citazionali. Le informazioni citazionali noi le trarremo dalle banche dati scientifiche come Google, PubMed, Scopus o Web of Science. Una volta avute le citazioni, con il Network Interlibrary Document Exchange, riusciremo anche ad acquisire le pubblicazioni per poterle consultare, leggere e citare. Quindi potremo passare alla scrittura della revisione narrativa o della revisione sistematica, a seconda di quello a cui stiamo lavorando. E quando avremo concluso il nostro lavoro, potremo alla fine ottenere la nostra pubblicazione e inserirla su un canale editoriale di qualsiasi genere o una rivista scientifica, un open access repository o presentarlo a congressi in forma di comunicazione e poster. Questo corso si basa su esperienze effettuate in anni precedenti. In particolar modo, il materiale utilizzato trae origine dal lavoro fatto con la rivista Sanità Pubblica Veterinaria, che è una testata scientifica nel settore della sicurezza alimentare e della salute animale, e di altre esperienze della Library 2.0 su editoria digitale, risorse di rete e inserti smart per poster e giornali scientifici. Questa è la metodologia che è stata adottata per il corso. Anzitutto si tratta di un corso sperimentale per cui la documentazione multimediale è stata messa a disposizione in anticipo per l'autoinformazione dei discenti. Questo materiale didattico multimediale è stato inserito in un repository online come Google Drive e è stato sostenuto da un'interazione basata su social network. Le lezioni frontali quindi hanno rappresentato un momento di incontro per lo storytelling contestuale, ma di ampliamento, prevalentemente di ampliamento per quanto riguarda la materia trattata. E viene tentato anche un follow-up su cloud e social network per alimentare le attività del gruppo di scrittura collaborativa. Principalmente, questi risultati attesi sono una migliore comprensione della struttura delle revisioni narrative e sistematiche nel personale dell'ente zooprofilattico. Quindi vogliamo favorire la scrittura, la redazione e anche la diffusione di revisioni attraverso la rivista dell'ente per altri journal scientifici e anche per progetti di ricerca. Poi vogliamo creare dei presupposti
poter cominciare a lavorare su questo settore, facendo grande uso di cloud come Google Drive e dei social network come Twitter, che sono particolarmente strategici per la nostra attività. I prossimi obiettivi della nostra attività sono continuare a mostrare l'utilizzazione dei sistemi di document delivery, che sono uno degli argomenti più importanti che il ricercatore dovrebbe gestire appropriatamente. Quindi diffondere l'uso dei reference manager. I reference manager sono poco utilizzati. Noi ci siamo interessati particolarmente di Zotero perché è molto semplice ma anche utilissimo non solo per acquisire le citazioni ma per costruire l'articolo. Quindi favorire il più possibile l'impiego dei social network e dei repository di rete come Google Drive per progetti di scrittura condivisi. Per concludere, possiamo dire che promuovere la scrittura di review scientifiche, sia narrative che sistematiche, è una cosa ottima, perché consente di focalizzare l'attenzione, di puntare l'attenzione della comunità scientifica e non solo di quella, su problematiche che magari sono state affrontate in modo incompleto nella letteratura attualmente disponibile. È uno strumento, quello della review, molto importante per i giovani ricercatori perché possono condurre dei lavori in notevole autonomia e valorizzare il proprio curriculum vitae. Nel contesto della comunicazione scientifica, le revisioni sono molto importanti, possono essere molto importanti perché sono uno strumento informativo di primo livello. Soprattutto in questo caso le revisioni narrative sono uno strumento di autoinformazione per giornalisti, docenti e studenti di grande valore. Abbiamo concluso questo video e vi diamo appuntamento ai prossimi video del corso. Grazie.